Una manifestazione per la pace, per dire di no alla guerra, affinché in Ucraina possa tornare serenità. A Bari, gente comune, studenti, sindacati, associazioni si sono riunite in Piazza Umberto per poi sfilare per le vie del centro. Ecco le loro voci. No alla guerra significa in questo momento sì alle trattative di pace. Si è aperta nelle ultime giornate la prospettiva di un piano diplomatico serio. A questo piano diplomatico dobbiamo dare tutto il nostro sostegno. Scendiamo in piazza per chiedere una tregua e perché vengano avviati dei negoziati. Questa è una guerra in cui viene continuamente alimentata attraverso l'invio delle armi e quindi rischia di durare ancora diversi anni con pesantissime conseguenze non soltanto in termini di vite umane, ma anche di catastrofe ambientale, di emergenza alimentare, di crisi economica. Noi oggi siamo qui anche per portare solidarietà al popolo ucraino, che è quello che subisce di più le conseguenze di questa guerra, perché sappiamo che cosa significa. Significa morte, significa distruzione, un popolo quindi traumatizzato. Ma la domanda che ci poniamo è: qual è il punto di arrivo di questo conflitto? Quanti morti ci devono essere prima di sedersi a un tavolo?